Sarà un Natale di luci a Venezia, nato da un'idea dell'Associazione San Marco. La firma è di Marco Nera Orotelli, che per la sua città è riuscito a mobilitare poeti di tutto il mondo. 83 hanno donato i loro versi per la Laguna Magica e l'artista li ha fatte scintillare, colorate di luce lungo il percorso che dalla Calle delle Grandi Griffe, 22 marzo, porta a San Moisè e fino all'ingresso della piazza simbolo di Venezia. Quella che noi chiamiamo poesia, quella che Faulkner diceva, la poesia deve essere un qualcosa che si dispiega oltre la pagina e diventa una lunga linea che unisce gli angoli del mondo, in verità, per fare questo viaggio ha bisogno di mille accortezze, di mille saperi, di mille collaborazioni. È solo così, conoscendo anche tutte queste dimensioni, possiamo arrivare a un'altra dimensione, che è quella della città delle parole. In piazza San Marco il grande albero di Natale voluto dal comune e da Fondaco è stato decorato con tavolette di legno che riportano le poesie scritte a mano dai calligrafi veneziani, in attesa dei pensieri, auguri e versi di pace di cittadini e turisti.